È attesa per il prossimo 19 gennaio la sentenza per il caso di Adam, il bimbo morto a 2 anni e mezzo a causa dei vapori sprigionati da una stufetta elettrica. Il piccolo quella tragica notte dormiva all'interno del furgone dei genitori lungo la Due Mari a San Marco. La drammatica vicenda risale al 5 gennaio di 2 anni fa. I genitori accusati di omicidio colposo hanno optato per il rito abbreviato. Il giudice Pier Giorgio Ponticelli, l'accusa è sostenuta dal PM Isabella Iannelli. Il giudice ha ammesso come parte civile il fratello del piccolo Adam. Il bambino morì all'interno dell'abitacolo del furgone paninoteca dove lavoravano i genitori e all'interno del quale si trovava una stufetta elettrica dalla quale si sarebbero sprigionati i vapori che uccisero il bambino, esalazioni dovute alla combustione di materiale plastico.